attratto verso le ragazze con questo, è il problema. Con alle ragazze chi che è troppo, chi alle ragazze che sono e anche fuori fratellone. Adesso cosa verso le ragazze attratte, verso altre ragazze come contro scudo e spada. La storia celata della scena dei poeti da Expo, si possono scrivere dei rompicapo tali. Un altro, in che modo questo Guatemala è femminile? No, dai, Guatemala è femminile. Nella tua testa è la A, ti fa divagare. Mexica, pronunciato Mexica, originale per Azzecco, giuro che essendo al 95% la iconografia chicana delle scappatelle transgender, forse non potrei sopportare la calura, forse loro, l'occhio, vi lenticolato, caffetteria marxista, ingenue 26 mescolati, tenta di coprire tutte le terre, le loro battaglie, ecco prenditi questa KSH. Manovrabilità tranne che per il tutor, chiede se può essere di aiuto il suo sovrabbondante, il tuo sovrasottabbondante discorso soverchiante. È una poesia ancora la Russia? Pensai che non ci aspettasse che tu ti guardassi alle spalle. Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, le repubbliche non galleggiano né di Hanein né di Nogales, bambola gonfiabile lasciata da sola, spazio bianco, Manhattan. Valore socialista o puoi essere permutato solo con valuta e cambi socialisti. Unione divenne di anima e corpo baratto del metafisico. Soviet, ancora non stai afferrando quella forma, la ragione, non posso più parlare con te. Non può parlare con me, è la ragione di un modo chiacchierone di essere che non smetterà di provare. Fa di lui un poeta non più resistente del bronzo, come la mette giù Orazio, ma più duraturo di un Durex, dopo che hai infilato il pisellino nella patatina, una quantità di momenti che si confondono, sì, nuovo. Questo brano che vi ho letto è tratto da 62 unità di prose scritte da Malato di Rodrigo Toscano, che è stato pubblicato nel 2005 nella collana Chabooks di Arcipelago Editore per la cura di Gerardo Portolotti e Michele Zaffarano e la traduzione di Alessia Folcio. Rodrigo Toscano è nato nel 1964 a San Diego, è un poeta americano attivista che si occupa di lavoro e di ambiente, ha lavorato con il Labor Institute dal 2000 come direttore di progetti nazionali, è anche un pianista classico amatoriale da molto tempo. È nato a San Diego in California e ha vissuto a San Francisco dal 1995 al 1999 e a Brooklyn, New York dal 1999 al 2015. Lavora per il Labor Institute con sede a New York City e vive a New Orleans in Louisiana. Insoddisfatto dell'istruzione formale, Toscano è anche autodidatta. Da solo leggevo sempre filosofia, poesia, politica e storia, questo ha dichiarato. Mentre era a San Francisco, ha contribuito a organizzare il Labour Party. Insieme a Alan Benjamin ha curato la newsletter del Golden Gate Labour Party. Buon intervallo a tutti da Antonio Sixti.